Dai, non siamo ipocriti, sostituire la fotocamera o una videocamera con un cellulare è una stronzata. Il mondo è in continua evoluzione, soprattutto se parliamo di quello foto e video. Ripercorrendo gli ultimi anni passati, questo mondo tecnologico ha raggiunto una marea di traguardi. Questo però riguarda non solo fotocamere e videocamere, ma anche i telefoni. È un dato di fatto che con il cellulare oggigiorno possiamo permetterci di portare a casa delle immagini veramente mozzafiato. Per i social. Avere a portata di mano una macchina così potente è sicuramente fantastico, soprattutto perché non è ingombrante e non c'è bisogno dell'utilizzo di borse, trolley e zaini. Il telefono rispecchia l'epoca in cui viviamo, frenetica, sempre alla rincorsa e con la ricerca di creazioni di contenuti sempre più veloci e immediati, e di questo io non riesco a darmi assolutamente una spiegazione. Perciò il telefono è sicuramente un utilizzo moderno che ci permette di mantenere viva e attiva la nostra vetrina social. Il fatto è che per me il concetto si ferma lì. L'utilizzo del telefono è quello, punto. Fare video e foto è un'espressione artistica. Andreste mai da un pittore a commissionare un dipinto chiedendogli di consegnarvelo il più velocemente possibile? Non avrebbe senso. Infatti l'arte ha bisogno del suo tempo e varia a seconda delle sue sfaccettature. Non confondiamo il fare foto e video professionalmente con creare contenuti belli e virali, perché si tratta di due linguaggi completamente diversi e mondi differenti tra loro, che non hanno nessun punto di comunicazione. Siamo comunque sempre alla ricerca di una creazione di contenuti belli, accattivanti, che lasciano a bocca aperta le persone che guardano i nostri reels. Però dobbiamo renderci conto, e non serve un esperto per capirlo, che è un uso del proprio tempo fine a se stesso, proprio perché non siamo capaci di occuparlo in maniera più proficua. Sarei ipocrita a dire che oggi i social non siano importanti, però distinguiamo le cose, teniamole separate. Sia chiaro, questo si tratta semplicemente di uno sfogo che faccio qui sul canale ed è un modo anche per capire un po' voi cosa ne pensate e se avete delle idee diverse dalle mie. Io non sto a giudicare assolutamente nessuno. La cosa importante è che questo sia il mio pensiero, che io abbia un'idea precisa di quello che per me è questo mondo artistico, che guardando l'orizzonte io veda sempre in modo nitido qual è la strada che io voglio percorrere e quello che io voglio cercare di essere in questo mondo. Si tratta di un flusso, l'arte è energia, l'arte è espressione, l'arte è dare un senso a quello che facciamo. Perciò smettetela di correre. Tenete sempre a mente quello che volete esprimere senza basarvi solo sui requisiti per fare un video fatto bene, ok? Non è quello che è importante. Non è il concetto di diventare virali che voi veniate riconosciuti immediatamente per un contenuto che può essere spesso più stupido che di contenuto di qualità. Una volta che vi accorgerete di questa cosa non potrete farne a meno, forse diventa una delle droghe più potenti che possiate provare. Questo sfogo sicuramente vi avrà fatto capire qual è la risposta alla domanda di questo video, ovvero che un telefono non potrà mai sostituire una macchina fotografica o una videocamera, per il semplice fatto che sono due mondi completamente diversi, con linguaggi che non hanno nulla in comune. Il mondo delle macchine fotografiche e delle videocamere sicuramente è molto più complesso ed impegnativo, al contrario di quello che è un telefono, però il telefono, quello che trasmette a me quando lo utilizzo, è un senso di velocità e fretta in quella che è la mia espressione. Perciò fermatevi. And then breath, wreck, dream.